È iscritto a parlare il senatore Giarrusso, ne ha facoltà. Signor Presidente, signori colleghi, ho preso dalla stampa che nella notte dello scorso sabato oltre 50 poliziotti avrebbero prelevato presso un'abitazione di Roma la signora Alma Shalabayeva e la figlia di soli 6 anni e le avrebbero costrette con la forza ad imbarcarsi su un aereo privato che attendeva presso l'aeroporto di Ciampino per essere condotte in Kazakistan. Il marito della signora Shalabayeva, padre della bambina, è uno dei principali oppositori del regime kazako, già in passato imprigionato e sottoposto in Kazakistan a trattamenti inumani e che per tali ragioni gode dello status di rifugiato politico in Gran Bretagna. Quando ho appreso questa notizia, signor Presidente, signori colleghi, mi sono profondamente vergognato di essere un cittadino italiano. Mentre in queste aule si stava ratificando la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, il nostro governo, lo Stato italiano, usava la forza per consegnare una donna e la sua bambina innocenti ad un governo che è accusato da Amnesty International di calpestare i diritti umani. Mi chiedo, signor Presidente, come sia potuto accadere una cosa simile. Colleghi, non c'è bisogno di citare l'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui è vietato allontanare, espellere o estradare uno straniero verso uno Stato in cui esista un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. Non c'è bisogno di questo articolo, signor Presidente, per vergognarsi e indignarsi profondamente per quanto accaduto. Qualcuno ha certamente sbagliato e dovrà rispondere di questa azione. Alla signora Shalabayeva, signor Presidente, e alla sua bambina non è stata data nemmeno la possibilità di rivolgersi a un giudice per verificare la legittimità della loro espulsione. Si tratta di atti che squalificano il nostro Paese e lo degradano al rango delle repubbliche delle banane, dove i cittadini non hanno nessun diritto e dove la corruzione e il malaffare governano. Perché l'ombra nera e oscura della corruzione, signor Presidente, aleggia su questa storia. Forse perché per qualcuno la vita di una donna e di una bambina innocenti sono meno importanti di un contratto di fornitura del gas. Il Movimento 5 Stelle, concludo, condanna senza se e senza ma questo atto incivile e inumano di violenza che si è consumato ai danni di una donna indifesa e di un'innocente bambina che pensavano erroneamente di avere trovato alloggio e rifugio in un paese civile e democratico. E preannuncio che il Movimento porrà in essere tutto quanto sarà possibile per scoprire chi sono i responsabili di questo misfatto che macchia in maniera indelebile il nome del nostro Paese e soprattutto, signor Presidente, per scoprire i retroscena inconfessabili di questa vergognosa pagina della nostra storia. Grazie. Grazie.